Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video recensione, continuo la recensione che inizio da 2 video fa praticamente perché avevo accumulato troppi prodotti e in qualche modo li devo anche smaltire, che me ne devo parlare. Il prodotto che di cui vi parlo ora è un fono, mi è stato regalato per la mia laurea dai miei amici, è della G-Cube, non so se si vede. È della gamma più all'ossigeno attivo, è un asciugacapelli professionale. Allora, alta tecnologia italiana, l'unico asciugacapelli al mondo con ossigeno attivo che esalta la colorazione e protegge lo stelo. Voglio dare qualche altra indicazione prima di iniziare a parlare perché ho fatto delle ricerche prima perché mi avevano regalato un altro tipo di phon. Però visto che la differenza tra quello che mi avevano regalato e questo era relativamente poco, quindi potevo prendermi un phon di un certo livello con una minima spesa praticamente, ho fatto il cambio, ho dato la differenza alla commessa, al negozio e quindi ho potuto fare il cambio. Però prima di acquistarlo mi sono informata, lo volevo già da un po', quindi quando ho visto l'occasione ho fatto no, non me la devo far scappare. Comunque, il colore vabbè è bianco, dove lo facciamo vedere. Allora, vediamo un po'. Motori professionali ad alta resa, bocchettone multirighe antiscottatura, ridatura anticalore e antiscivolo, passacavo a campana antirotolatura, phon compatto, grande maneggevolezza, tasti frontali adatti a tutte le impugnature. Pulsante d'aria fredda incastrato che agevola la presa. Filtro speciale retina a trama bordata. Allora, il phon. Eccolo qua. Aia, me lo sono suonato sul naso. E questo, come dicevo, è piccino, non è molto grande. Togliamo il beccuccio, così è più facile da vedere. E ce l'ho sotto al mento. Non è molto grande, anche così non è molto grande. È bianco, questo è il pulsantino per l'aria fredda. Accensioni, varie aree calde, due di preciso, e tre, due livelli, ovviamente chiuso, uno e due. Poi dentro c'era come si chiamano? Bocchettoni, non mi veniva il termine, ho dovuto leggerlo. Due bocchettoni, uno un po' più piccolo. Oddio, come faccio a farveli vedere? Aiuto, non riesco. Vabbè, la differenza è minima, un paio di un centimetro, quindi mezzo da una parte e mezzo dall'altra, più o meno. Sì. Qua sono pari, ok. Io di solito uso sempre questo un pochino più largo perché vado velocemente, poi è leggermente più stretto per fare bene meglio la frangetta, quello più largo rischio di spampanarmi i capelli. Dentro non c'è più niente tranne la garanzia dovrebbe essere. Sì. Che non mi sono neanche letta. Vabbè, chissà quanto dura la garanzia. Sapete quanto dura la garanzia di questi prodotti? Non so, non so. Vabbè, sorvoliamo. Allora, vi stavo dicendo, quindi ho fatto delle ricerche prima di andare a effettuare il cambio e comprarmi il phon all'ossigeno attivo. Allora, l'ossigeno attivo, leggo perché ho i miei appunti qua sul computer. Allora, dalle ricerche, non vorrei fare la professorina, dice così, vabbè. Comunque, dalle ricerche. L'ossigeno aiuta ovviamente a far respirare meglio le cellule, quindi il loro metabolismo è più veloce, si rigenerano prima e, tra virgolette, non voglio dire che ringiovaniscono, però
cacciano via prima diciamo, le tossine cattive dalle cellule per dare un effetto ringiovanente alla cellula stessa. Quindi è stato inserito all'interno di questo fonno che dopo magari accendo così faccio vedere la lucina blu che è simbolo di questo ossigeno attivo. Questo ossigeno attivo aiuta a diversi scopi sul capello praticamente. Leggendo, allora, ossigenando i capelli, li si rendono ovviamente più sani, tonici, non so, luminosi e morbidi. Sempre per il fatto che dando più ossigeno alle cellule del capello, il loro metabolismo è relativamente più veloce, quindi scaricano prima le tossine che fanno male al capello. Secondo i test di valutazione che hanno fatto sul prodotto, questo tipo di phon aiuta a rendere i capelli più districabili. Vi leggo soltanto le parti che io ho riscontrato, cioè nel senso non vi parlerò mai, non so, dalle foto effettuate al microscopio sui capelli perché non l'ho fatta. Magari se vi interessa, ecco, se vi interessa, giù nell'info box vi lascio queste cose che ho, questi dati che ho trovato su internet, però se voi inserite, scusate, inserite phon ossigeno attivo su Google, vi escono gli stessi risultati, le stesse ricerche che ho trovato. Comunque se vi interessa, non citerò le fonti, quindi sotto li scrivo tra virgolette a parole mie. Quindi non ci sono le fonti, se vi interessa ve lo potete leggere. Io ora vi darò giusto qualche delucidazione su perché questo prodotto mi piace, è effettivamente quello che io ho riscontrato sui miei capelli. Quindi no, effettivamente non vi dirò al microscopio, vedo meglio, no, perché non l'ho potuto fare. Comunque, effettivamente i miei capelli sono più districati, districabili, sì, districabili. Non era così facile fare questo movimento nei miei capelli. Con dispiacere di mio fidanzato perché lui gli piaceva snodarmi i nodi. Ora non lo può più fare perché non ne ho più. Sono più lucenti. Io li vedo, lo dicevo pure prima quando ho parlato, nell'altro video quando ho parlato del balsamo. Non so perché i miei capelli sono così, per quale magico motivo, qual è il prodotto che mi ha aiutato ad avere questi capelli in questo periodo. Sinceramente non lo so, credo che sia il phon perché è quello che ha più impatto sul capello. Comunque, sono morbidi, qualsiasi tipo di balsamo, qualsiasi tipo di maschera faccio, di solito faccio una maschera con l'olio d'oliva praticamente, lo metto sulle punte e lo lascio ore e ore e ore e poi vado a fare... Mi è entrato qualcosa nell'occhio e poi vado a fare lo shampoo. Ora è diverso tempo che non lo faccio, ma i miei capelli, anche qua sotto, sono poco disidratati, si sentono che sono ancora vivi, ancora belli, solamente morbidissimi. Ancora dalle ricerche si hanno detto che questo tipo di phon previene la caduta dei capelli, una prevenzione, è un'anticaduta. Allora, io ho utilizzato, come dicevo nel video precedente, gli integratori della Chiotis che sono per unghie e per capelli, ma ormai è finita da un po' quella cura, quindi in questo momento io vedo una caduta meno rapida, almeno forse sarà impressione, può essere pure condizionamento, non lo so, non ve lo so dire. Io è quello che riesco ora a percepire sui miei capelli. La cosa che mi interessava di più, e questo punto che vi sto per dire ora, è il fatto che l'ossigeno attivo preserva e aiuta a tenere il colore sia naturale che chimico. Quindi una tinta, il mio colore biondo naturale, le mie mesh, la schiaritura che mi fa il sole e il mare in estate, lo aiuta. Altra cosa che mi interessava è un lavoro di riequilibrio dell'eccesso di sebo, io ho capelli grassi, e della forfora, ho avuto un periodo in cui a settembre, se non sbaglio, ho avuto un po' di forfora qua sopra. E da quando utilizzo questo phon, io di prima dovevo fare lo shampoo quasi un giorno sì, un giorno no. Ora riesco a posticipare almeno di un altro giorno lo shampoo, perché sento che il capello è ancora pulito, non ha forfora, non ha sebo in eccesso, posso andare tranquilla. Continuando tra le cose che ho trovato, tra le cose che ho studiato,
dicono che asciuga più rapidamente i capelli. Io sinceramente non mi sono cronometrata con un phon tradizionale, non mi sono cronometrata con questo, quindi lo do per buono, non lo so. E un'altra cosa che ho riscontrato, i miei capelli sono meno elettrici, quindi elimina la carica elettrostatica al capello. Prima veramente era, specialmente quando li facevo con spazzola e phon, non sono brava a fare queste cose, quindi quando mi ci mettevo, vedevo che mi avvicina la mano e il capello vi si incolla vicino. Comunque, come ho detto prima, vi lascio giù nell'info box tutti i dati che ho trovato, così magari se vi interessa ve li potete leggere. Io mi trovo divinamente con questo phon. Ora vi faccio vedere, c'è il cavo che è lunghissimo, non so quanto sia, non l'ho misurato. Mi trovo divinamente. L'ho attaccato alla presa, volevo farvi vedere il colore dell'ossigeno attivo. Non so se si vede. Io vorrei, mi sto messo tutto a freddo. Oddio, lo vedete che è blu? Ora lo tengo spento. Sì, si vede che è blu. E esce anche da. Il blu si vede anche da qua. Si riesce a vedere, tra un po' mi parte la videocamera. Comunque mi piace troppissimo il mio phon. Altro prodotto della G-Cube di cui voglio parlare è questo, è stato un regalo della mia amica a Natale, si chiama della linea Color Universe, non lo so, Shiny Spray, quindi uno spray extra brillantezza. Esalta il colore e valorizza la lucentezza dei capelli. La formula con filtri UV ha una durata d'azione protettiva del colore, scusate. È scritto piccolo. Ho le lentine e qua dentro inizia a diventare veramente buio, anche se ho acceso la lucina. Comunque, vaporizzare in modo uniforme sul capello asciutto a una distanza di 20 cm. Non risciacquare, evitare il contatto con gli occhi. Non so se mi protegge i capelli. Non so quanta brillantezza e lucentezza doni ai miei capelli, ma io adoro il profumo. È troppo bello. Lo uso quasi come un prodotto. Scusa, ne approfittiamo. Come un. Oddio, come si dice? Un profumo per capelli. Io non uso profumi addosso, è raro che utilizzi, ora uso delle provette così, ma me le dimentico, non è una cosa che metto. Ma questo prodotto ha un profumo esagerato, non so quanto mi rende i capelli più brillanti, l'ho detto, anche il phon fa questo effetto, aiuta questo effetto. Quindi, come dicevo nel video precedente, sto usando diverse cose che mi aiutano ad avere un capello più sano e questa cosa mi piace perché io lo vedo che sta meglio, sinceramente. E poi questo ha un odore straordinario, non so più altro che cosa dirvi di più. Mi piace. No, c'è un problema, non ho fumata ora. Grazie Sara. Penultimo prodotto della seta blu sono i patch cosmetici per la cura. Per pelli a tendenza acneica sono i, scusate un attimo, no niente, ok, sono dei patch chiusi in questa bustina, ne erano due, me ne è rimasta una sola, li ho usati tondi, non so se si vedono, in ogni bustina ce ne sono 12, quindi in due sono 24 all'interno di una scatola. Io mi chiedo e mi domando, non dico più niente. Cavolo, vabbè, sorvoliamo. Allora, questo patch si dovrebbe tenere sul viso dalle 8 alle 12 ore e dovrebbe, nel giro di poco, asciugarvi il brufolo e farvelo sparire. Allora, io ho constatato che su quei brufoli che si sentono al di sotto, però sono già arrivati a una certa maturazione, mettere questo patch sul brufolo stesso aumenta tra virgolette, allora se vi fa male lo stomaco chiudete qua, che so per dire delle schifezze, aiuta a fuoriuscire il pus e a curarvi il rossore, quindi vabbè,
su un altro tipo di brufolino, tipo quelli che non sono ancora in maturazione, ma li sentite sotto. Ne ho uno qua che mi sta rompendo le bip da 3 settimane. Secondo me diventano una cisti ormai. Non ci potete fare niente. Non escono fuori, non succede niente. E quelli che sono, tra virgolette, superficiali, ma che hanno del pus all'interno, quelli bianchi schifosi che escono ogni tanto, a me mi escono qua. Ora ne ho uno qua, fortunatamente credo di averlo nascosto abbastanza bene. Ora camminerò così perché mi è diventato tanto. Comunque, quel tipo di brufolo lo trovo praticamente inutile metterci il patch sopra perché basta che vi asciugate il viso con un pochino più di pressione e praticamente si rompe, quindi è inutile. Io lo consiglio questo tipo di patch su quei brufoli che hanno già avuto la loro vita. Sono belli maturi, ma a esperienza li avrete ancora in faccia per una settimana. Mettere questo 2 giorni vi passa il rossore, vi si toglie il brufolo, dopo un po' di correttore e vi passa tutto, vi passa la paura. Comunque, no, veramente la scatola è eccessiva. Ultimo prodotto, ancora seta blu, è il pennello da labbra in questi colori adorabili, viola e nero, con setole abbastanza rigide, ma non troppo. Sono corte, hanno la giusta, sono abbastanza rigide nella giusta pressione per poter lavorare bene i contorni, anche se si lavora con un rossetto scuro che si sanno sono più difficili da gestire. Ha un buon taglio sottile che permette, non ve lo voglio far vedere troppo da vicino perché non diciamo niente. Comunque, ha un taglio abbastanza preciso e sottile che permette di lavorare il prodotto, l'arco di Cupido. Io ho il labbro un pochino non perfettamente uguale in tutti i lati, cioè questo lato non è uguale a questo, questa zona è diversa da questa perché ho avuto gli herpes, quindi ho dei problemini legati ai miei ex herpes che non mi lasceranno mai. Sono come quei fidanzati che, ex fidanzati che vi si mettono e rompono le bizze. Stavo scherzando. Comunque, questo tipo di pennellino ha delle setole abbastanza spesse e unite bene, tagliate bene, che l'ho pagato pochissimo, un paio di euro forse, mi ricordo. Comunque, che vi permettono di lavorare bene l'arco di Cupido, tracciare le linee esterne precise. A me serve per equilibrare un pochino, perché se metto con i rossettini non si vede, ma con i rossettini rossi si vede che ho le labbra storte. È abbastanza grande anche per spennellare all'interno per sfumare il prodotto, comunque applicarlo, beh, mi inizia a pudrere la fascia. Adoro le fasce, ma dopo un po' non le sopporto. Oddio, sto parlando praticamente da un'ora. Ho la gola secca, ora vi abbandono. Ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un grosso bacio e in gamba!